Si svolgeranno a Teramo domenica 17 dicembre, presso la sede di Via Milli, le elezioni che porteranno alla formazione del nuovo Consiglio Provinciale. Una consultazione di secondo livello, questo significa che potranno votare solo sindaci e consiglieri dei 47 comuni della provincia, che in totale sono 595. Da assegnare non sono più 12 ma 10 posti in Consiglio Provinciale, questo a causa del calo demografico. Ieri alla scadenza del termine della presentazione delle candidature erano state depositate all'ufficio elettorale 4 liste, una in più di 2 anni fa, con 34 aspiranti in totale. C'è molta vivacità, un elemento positivo perché significa che ancora l'interesse è alto. Questo fa pensare bene a quanto le persone si vogliono spendere per fare il bene del territorio. L'importante è che il risultato finale sia funzionale a quelli che sono gli scopi programmatici della provincia di Teramo. Il centro-sinistra si presenta ai nastri di partenza con 2 liste, una lista presentata d'Azione e una dal centrodestra. Tanti giovani e soprattutto tante persone che hanno la voglia di fare per il territorio, sicuramente quello che si profilerà sarà un nuovo consiglio che molto probabilmente avrà una diversità anche di approccio rispetto a quello precedente. I seggi verranno attribuiti con un metodo ponderato che attribuisce un peso al voto del singolo elettore sulla base del numero di cittadini rappresentato. Sindaci e consiglieri dei centri più grandi in pratica esprimeranno preferenze che avranno maggiore consistenza nel calcolo finale. Ci stiamo ridando omogeneità anche agli interventi in provincia di Teramo, non solo come è accaduto magari in passato, che qualche comune beneficiava particolarmente dell'azione politica, ma in tutti i territori stiamo facendo interventi più o meno importanti, ma qualche volta significativi o risolutivi, ma comunque un segnale di vicinanza a tutti i comuni, specialmente quelli che in questi anni non avevano ricevuto le giuste attenzioni da questo ente.